SIGEP 2023 continua, ci troviamo allo stand di Bar Digitale, un'iniziativa dei fratelli De Bellis davvero molto molto ambiziosa. Ne parliamo con Francesco De Bellis, il responsabile commerciale dell'azienda. Francesco, benvenuto. Buongiorno a tutti. Che cos'è Bar Digitale? In cosa consiste? Bar Digitale è un progetto molto ambizioso, è un circuito, è un nuovo circuito della comunicazione digitale nel canale bar. E si parte da un brevetto che è un dispenser multifunzionale e multimediale che sostituisce i tradizionali tazzoni o contenitori di zucchero e porta tovagliolini. È un salvaspazio e avendo conquistato lo spazio più importante del Banco Bar, noi abbiamo la possibilità di comunicare. Il cliente in attesa di essere servito avrà la possibilità di vedere il meteo, oroscopo, il gol più bello della partita finita pochi minuti fa e poi abbiamo la possibilità anche di dare spazio a messaggi pubblicitari di marchi, brand di rilievo. È il miglior modo per sfruttare la logica e la tecnologia del Dynamic Digital Signage in ambito Horeca. Quando è partita questa idea, questa iniziativa e in che modo si sta sviluppando? L'idea è nata diversi anni fa, abbiamo testato a livello locale il prodotto con diversi concessionari ma con diciamo inserzionisti appunto locali, l'artigiano e via discorrendo. In realtà adesso il progetto è pronto per il salto di qualità. Abbiamo un obiettivo davvero ambizioso, quello di coprire su 150.000 bar che abbiamo attualmente in Italia, nel 2023 almeno una copertura di 10.000 bar, per poi nel 2024 raggiungere i 30.000 bar. Per quale motivo vi trovate qui a SIGEP? Siete alla ricerca di che cosa con esattezza? Noi siamo alla ricerca di torrefattori che devono ovviamente con noi in partnership promuovere l'iniziativa, cioè loro dovrebbero offrire ai clienti bar la possibilità di sostituire il tazzone tradizionale con il nostro dispenser, perché in primis il barista è felice in quanto è un prodotto molto innovativo, digitale, il futuro è digitale, e dare la possibilità alla clientela di poter avere, ripeto appunto, nei momenti di pausa la possibilità di vedere quello che è l'attualità, sport, gossip, qualsiasi notizia ovviamente di interesse. Questa però è un'iniziativa anche e soprattutto a favore diciamo degli interessi dei proprietari dei bar. Se è così, dunque c'è anche per loro un piccolo rendiconto. Assolutamente sì, loro avranno comunque il loro spazio, ovviamente, che in un circuito, in un palinsesto di 2 minuti e mezzo, avranno il primo, il più importante, per comunicare diciamo le loro offerte, le loro promozioni. Così come anche il torrefattore avrà lo stesso uno spazio da gestire in piena autonomia, la possibilità di poter far girare promozioni, concorsi a premio, video istituzionali, qualsiasi cosa il marketing vorrà far girare. Questo a costo zero per gli esercenti che desiderano aderire al network. E allora Francesco, per avere maggiori informazioni, per chiedere in che modo partecipare al network da parte degli esercenti, in che modo è possibile poi partecipare da parte dei torrefattori, ma non solo, perché la comunicazione digitale in questo caso può essere fatto anche da case automobilistiche, da grandi aziende di altri settori e a bassissimo costo. Qual è l'indirizzo di posta elettronica che possiamo fornire affinché si mettano in diretto contatto con voi senza alcun impegno? Il nostro indirizzo è info@debrains.it.
E per i torrefattori sicuramente è una grande opportunità, e anche per le agenzie, perché successivamente alla, diciamo, realizzazione del circuito ovviamente avremo la necessità di avere le agenzie che potranno poi trovare gli inserzionisti interessati al progetto. Io ho visto la tabella dei costi e mi sono un attimo così impressionato, perché ho visto, ma il costo è davvero infinitesimale, varrebbe davvero la pena di approfondire, e da parte degli uni, gli esercenti, e da parte degli altri, coloro che appunto come torrefazioni o grandi aziende desiderano essere ancora più visibili. Francesco, grazie. Grazie a tutti. Grazie a te.